Marco Gaspari, avevi detto all'inizio di stagione l'importante è vincere, avete vinto, avete sofferto, però siete in testa alla classifica. Sì, no, la classifica non la guardo, ve lo dico con molta onestà, perché continuo a ripetermi che questo campionato qua cambierà sempre, speriamo di no, se siamo in vetta, però cambierà spesso l'ordine delle prime. Scusate. Oggi era una squadra esperta, fatta di tanti giocatori che hanno giocato ai vertici della pallavolo italiana negli ultimi anni. Sono molto soddisfatto dei primi due set, veramente tanto, perché abbiamo fatto con ordine tutto quello che abbiamo chiesto. Sono un po' meno soddisfatto del terzo, non tanto perché è stato perso, quanto perché siamo ritornati dopo un bel periodo a commettere troppi errori. Fortunatamente è stata un'ultima parentesi, perché il quarto set comunque è stato combattuto e Nicolova di là era abbastanza difficile da gestire, quindi un terzo set da tenere in considerazione per il numero d'errori, però ripeto, ottenere la perfezione nessuno, e io in primis in questo momento non mi sento di giudicare solo quel set lì. L'importante erano i tre punti, come ho detto, e adesso pensiamo a Vicenza fra due giorni, tre giorni. A metà del terzo set sembravate avere la partita in mano, eravate avanti 2-7-0 senza rischiare più di tanto, poi invece la partita è cambiata. Loro sono cresciuti e hanno difeso tanto, perché adesso dei flash su dei bei primi tempi, uno contro uno, difesi molto bene. Da lì si sono esaltate, noi abbiamo continuato a commettere un numero di errori fuori dalla nostra media e abbiamo calato il servizio e loro si sono, ripeto, esaltati. È una squadra comunque fatta di giocatrici esperte. Noi lì dovevamo essere cinici, perché avevamo avuto un piccolo parziale negativo nella prima parte del terzo set e siamo stati bravi a ritornare in partita. Probabilmente le energie spese per un'oretta e un quarto di gioco lì erano venute meno, però ripeto, l'importante era riuscire nella difficoltà e contro una squadra che non è giovane, per esempio come il Club Italia, a portare a casa tre punti che sono fondamentali. Si sta verificando quello che tu avevi previsto a inizio campionato, cioè quest'anno il pubblico non si annoierà? Ah no, neanche noi, ogni tanto sarebbe bello annoiarsi. No, ma ne parlavo prima con un collega, se uno me lo diceva a inizio partita che il risultato era questo, sicuro, con una firma su un contratto, avrei detto che lo preferiva a un 3-0, perché qua noi alla fine ci alleniamo qui in campo e queste situazioni fanno crescere la squadra. Dobbiamo ogni tanto essere un po' più freddi e cinici, ripeto, però comunque stiamo prendendo continuità e il gioco sta migliorando, ci sono meno sbavature, c'è qualche errore diretto, ma ragazzi, avete visto ieri, avete visto nelle altre giornate, non è sempre facile vincere.